il nostro professore e assessore alla cultura Vittorio Sgarbi ci illustrerà il suo recente libro dal titolo Nel nome del figlio, in cui ripercorre il tema della vita di Gesù così come viene rappresentato nella storia delle arti figurative, mettendo in evidenza che i più grandi capolavori della storia dell'arte hanno come protagonista la religione di Cristo, cristiana. Vittorio Sgarbi con questo testo ci conduce in un viaggio sorprendente, mostrando come la pittura ha saputo raccogliere le pieghe più intime della nascita di Cristo, della vita e della morte. Come eroe rivoluzionario che si avvicina così tanto alla luce cercante di Dio da portare salvezza nel buio mondo. Quindi i miei più sinceri ringraziamenti a tutti voi artisti, vanno anche in particolare al nostro assessore, professor Sgarbi, sempre disponibile per il nostro paese e anche per altri, perché stiamo facendo anche alcune collaborazioni con altri paesi limitrofi, alla nostra colloquio di Val di Sero d'Alba, che è gestita dalla nostra presidente Verbotto, al vice sindaco Lusso, sempre disponibile nelle nostre manifestazioni, a tutti gli amministratori e dipendenti comunali per l'utile collaborazione. Io adesso passerei la parola al critico che illustrerà il testo, dopodiché lo spazio alla parola al nostro illuminante professor Sgarbi. Grazie. Signori, buonasera, sono Andrea Domenico Taricco, critico d'arte, per me è un onore essere qui a Val di Sero d'Alba e poter esporre, almeno sinteticamente, quelle che sono almeno le dinamiche di questo progetto che ha preso forma attraverso gli artisti. Il tema che noi abbiamo espresso è la donna. La donna rappresenta, oltre che un ruolo sociale, una donna è madre, una donna è sorella, una donna è amica, una donna è moglie, ma indipendentemente dal ruolo che quella società o quell'istituzione o quel tempo di quella storia per essa rappresenta, è un'entità, un essere a sé stante, che l'arte, in tutte le sue forme, in ogni tempo, ha espresso. Allora, il progetto Afrodisia parte da questa visione assoluta della donna. Il nome è venuto per caso e la casualità, chiamiamo caso o coincidenza la nostra incapacità di comprendere la complicata concatenazione degli eventi, ha portato ad una reale città del VI secolo a.C., Afrodisia. Nell'attuale Caria, una delle zone della Turchia, è stata edificata questa città con un tempio al suo centro dedicato a questa divinità, Afrodisia, Astarte. Astarte che poi nella tradizione ha rappresentato l'elemento della sensualità, Ishtar. Queste propensioni, queste immagini nel percorso storico hanno delineato quindi la figura della divinità attraverso elementi che sono andati nella dinamica dell'amore. Quindi parliamo di Venere, Afrodite, o della luna, della caccia, Artemide, Diana, fino all'elemento della terra, Cerere, Proserpina, e gli esempi o le proiezioni di questa figura della madre che nella nostra visione cristiana rappresenta la Vergine, colei che partorì il Messia, il Liberatore. E per essere sintetici, quindi, abbiamo suddiviso, strutturato il nostro progetto in quattro sezioni. Partiamo appunto dalla visione della Dea Madre. La Dea Madre, anticamente, abbiamo l'immagine della donna assisa, seduta, Kataliyuk, e rappresenta appunto con queste forme prosperose, questi enormi seni, questo grande ventre, quindi è l'immagine terrena, concreta.